Iveco Daily è cambiato tantissimo rispetto alle versioni che siamo abituati a conoscere, da quelle degli anni 80 chiaramente fino ai giorni d'oggi. È cambiato moltissimo la tecnologia interna, meccanica e esterna, tantissimi aiuto alla guida, molto più semplificato e più maneggevole lo sterzo. È cambiata la motorizzazione, qua siamo a bordo della versione da 160 cavalli. Sistema di infotainment interno che ricorda in qualche modo anche quelle che vengono montate su alcune macchine del gruppo Fiat, in questo caso ad esempio ricorda molto quella della 500, un veicolo commerciale sicuramente interessante perché va a coniugare esigenze di lavoro, quindi di praticità, con anche un certo occhio per quello che riguarda lo stile, perché internamente è molto comodo, è molto ben rifinito anche da un punto di vista di qualità dei materiali, volante in pelle con questi tasti che vanno a regolare le varie funzioni, e cambio, in questo caso è un cambio automatico, posto sempre in posizione molto comoda, raggiungibile comodamente appoggiandosi al bracciolo. Siamo sulla versione tre posti, molto bello anche il poggiatesta con il logo Daily. Insomma, un veicolo commerciale che per chi opera nel settore sicuramente saprà trovare i giusti spazi e la giusta funzionalità, perché Iveco è sinonimo di qualità in questo settore e questo nuovo Daily sicuramente ne è la conferma. Allora, le novità del nuovo Daily: il volante più piccolo con la strumentazione con i comandi al volante. Le novità sostanziali secondo me rimangono sul cambio. Diciamo che il cambio lo possiamo usare in due modalità: in modalità automatica, driver, in modalità manuale, quindi usando la cloche per salire e scendere con le marce a piacimento. Quindi un sequenziale come nelle macchine? Uguale, è uguale. Questa è la versione da 160 cavalli? 140. Questo è un furgonato che può essere anche cassonato. Certo, viene dato con il cabinato, viene dato con la cabina e allestito a piacere. È anche molto comodo perché sta in mezzo, non è costretto con le gambe. Non è sacrificato, vero? No, non è per niente sacrificato. Mi ero dimenticato che eri in manuale. Era in manuale. E la chiamavano. Sì. Ritorniamo in funzione automatica e lo mettiamo in modalità power. Quindi la più potente delle varie mappature. Bravissimo. Adesso quando abbiamo finito le curve proviamo a scartare questa vettura e vediamo come reagisce. E sorpassare una macchina con un camion già è qualcosa che merita. Potenti, sì.
diciamo che cambiano leggermente i consumi fra le condizioni power e dei qualcosa bisogna sacrificare. Dopo uno, esatto, dopo uno dipende cosa vuole. Questo ha per caso anche una retrocamera? No, questo non è dotato di retrocamera, però si può mettere. Sì. Bello anche il logo Daily sulla, sì, sulla concaterina. Sono piccole cose stilistiche che però hanno la loro ragione d'essere. Questo ha il lettore di corsia. Ok. Corsia di destra e di sinistra, quindi se uno sfora, diciamo, la carreggiata viene avvisato. Viene anche riaccompagnato? No. Solamente segnalato. Solamente segnalato. We'll be right back.